Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Scusate per la voce, ma sono appena uscito dall'acqua. C'ho proprio una voce strana. Bellissimo periodo, ha fatto un giugno spettacolare, povero di pesce, perché queste situazioni di mare piatto, almeno per chi entra da terra a pinne e non ha la possibilità di fare grandi spostamenti, non è che regali chissà che. Però comunque sia un bel periodo da passare almeno vicino al mare. Pesca a parte, perché c'è un mare stupendo qui in Sardegna, ma anche in altre parti d'Italia. Oggi volevo spendere due parole al volo circa la zavorra. Oggi vorrei parlare appunto della zavorra ideale, perché molti parlano di questa zavorra ideale, in molti video anche di gente molto brava vedo tutto sta nella zavorra, il segreto della zavorra. Ma qual è la zavorra ideale? Cioè, fatemi capire, io pesco in una baietta dove la profondità è costante, la conosco da tanti anni, so che la profondità va dai 2-3 metri, mi farò una zavorra ideale per stare neutro a 2 metri di profondità, ok? C'è chi va a pescare in quella laguna, alla foce di un fiume, in punti particolari dove sa esattamente la profondità, ok, c'è la zavorra tarata per pescare a quella profondità, va bene. Ma l'80%, il 90% della gente normale come sono io, arrivo di fronte al mare, mi scelgo uno spot di pesca e in genere, dico in genere, i fondali sono vari, cioè c'è la punta dove il fondale scende a sbalzi ad alte profondità, ci sarà una zona dove ci sono degli scogli affioranti, magari dopo lo scoglio affiorante il fondale cadrà di colpo. Ci saranno delle zone basse basse dove magari uscendo fuori il fondale fa un gradino, il fondale scende di colpo. Il fondale è vario, quindi qual è la zavorra ideale? È chiaro che se devo uscire d'estate partendo da riva, arrivati a una certa profondità mi toglierò dei piombi e li metterò sotto la boa, ok? Io però preferisco utilizzare una zavorra che mi permetta di essere operativo praticamente da 0 a 12-13 metri. Chiaramente se supero tale profondità mi dovrò togliere del peso e metterlo nella boa, ok? Però da 0 a 12-13 metri io in genere uso un'unica zavorra, sarò sacrificato nella prima fascia dove l'acqua è bassissima, perché chiaramente sarò un po' positivo, quindi quando faccio gli aspetti mi dovrò afferrare con le dita e tenermi sul fondo. Poi sarò quasi ideale, diciamo, in un fondale di 5, 6, 7 metri e sarò un filo negativo magari sotto i 10, ecco, però diciamo che con un'unica zavorra riesco a coprire tutte queste esigenze senza dover fare nessun cambiamento. Ma non esiste la zavorra ideale, perché il fondale passa, è vario, anche uno che fa un agguato arriva a una secca che magari sta affiorando, poi dopo la secca il fondale scende a 15 metri e poi magari risale a 9, risale a 8, poi magari c'è una zonettina pianeggiante, poi un'altra secca. Qual è la zavorra ideale? La zavorra ideale non esiste, perché non è che si può stare lì a giocare col piombo, metti e togli. Uno deve avere una zavorra media che gli permetta di fare un pochettino di tutto. Quindi volevo dire ai ragazzi che sono le prime armi, non ossessionatevi da questa zavorra. Se non prendete i pesci non è per la zavorra. Mettetevi una zavorra media che vada bene presso poco, da 0 a 10 metri. Quando siete negativi alla metà della profondità media che dovete fare, va bene, ecco, godetevi il mare, non mettetevi tanti problemi, perché la zavorra ideale non esiste, bisognerebbe cambiarla ogni attimo in acqua, e ciò non è possibile. Grazie per la visione, alla prossima.